Buongiorno a tutti, buongiorno, è martedì, sono Serena, Serena Trotti, sono una shatsuka e facciamo insieme come ogni martedì una mezz'ora di risveglio energetico. Eseguiamo dei facili esercizi a corpo libero che ci aiutano a risvegliare un po' l'energia nel nostro corpo. Questi esercizi li facciamo al mattino, però sono ripetibili tranquillamente durante la giornata, in qualsiasi momento, e li consiglio proprio a chiunque, perché li svolgiamo in modo che chiunque possa svolgerli. E più che esercizi, mi piace definirli una pratica. Buongiorno, buongiorno Emanuela, buongiorno a chi si sta collegando e buongiorno anche alle persone che poi ascolteranno in differita questa mezz'ora. È carino, qualcuno mi scrive, qualcuno me lo dice, che insomma questo appuntamento, è seguito, ma anche in diretta, ma anche poi ci sono delle persone che si... Scusate, c'è stata una specie di piccolo blackout, ma adesso deve essere risolto. E quindi cominciamo. Allora, vi consiglio di stare in piedi. Questa mattina lo facciamo in piedi. Chi però non poteste stare in piedi o avesse difficoltà a stare in piedi, può fare questi esercizi anche da seduto. Un grande shatsuka, il maestro Masunaga, Shitsuto Masunaga, un maestro giapponese che è vissuto nel 1900, ha fatto questi, ha elaborato degli esercizi che ha chiamato una delle sue pratiche era anche esercizi per immagini, esercizi zen per immagini. E lui diceva che è molto importante visualizzare certi movimenti e quindi, prima ancora che farli col corpo, noi ce li sentiamo, ce li immaginiamo. Lo sforzo è sempre quello di farli, più che esercizi sono una pratica, perché ci devono aiutare a connetterci con il nostro corpo e ad ascoltarlo in un modo diverso. Quindi anche quando facciamo delle manualità che faremo, vi invito ad ascoltarle in modo profondo. Allora cominciamo in piedi, se stiamo seduti, vi dico sempre, permettiamo alla nostra pancia di rimanere tonda, quindi se abbiamo uno sgabello, adesso io ce l'ho qua e ve lo mostro, se siamo seduti e abbiamo uno sgabello, sediamoci con la punta in modo che, oppure possiamo sederci in modo che la nostra pancia rimanga tonda, oppure possiamo sederci per terra. Io, per questioni di riprese, preferisco stare stamattina in piedi. Allora, grande tema è sempre quello delle spalle. Allora, se siamo in piedi, cerchiamo di cominciare a ammorbidire o a sentire un po' le nostre spalle. Socchiudiamo gli occhi e andiamo ad ascoltare il nostro respiro. Ascoltando il nostro respiro, cerchiamo di muovere un po' le nostre spalle, senza dare una rotazione. Oh. Facciamo qualche bello sbadiglio, sbadigliamo sempre a bocca aperta, mi raccomando, sbadigliamo cercando di esagerare lo sbadiglio. Questo esercizio fa molto bene per la cervicale, mi raccomando, e
per tutte le tensioni del viso. Vi accorgerete subito che lo sbadiglio, se è profondo, se lo fate ripetutamente, vi fa lacrimare gli occhi, vi fa scricchiolare le orecchie. Ecco, questo vi deve dare un'idea di quanta tensione ci sia nella parte dell'articolazione qui, della nostra mandibola, nell'attaccatura della lingua, nella parte del cervicale. E quindi, buongiorno Mirella. Allora vi consiglio di cominciamo con questi sbadigli a bocca aperta, spalancata. E così come stiamo sbadigliando per dare un'apertura al nostro corpo, immaginiamo proprio di aprire le nostre spalle, dalla parte morbida che c'è proprio sotto l'articolazione, qui, dove ci sono i punti di polmone 1, polmone 2, i primi punti del meridiano di polmone, e immaginiamo proprio di aprire questa zona qua. Ci possiamo mettere le quattro dita, possiamo fare un po' di pressione verso l'interno, come se le nostre dita volessero entrare, e andiamo ad aprirle. Apriamo, sbadigliamo. Sbadigliamo, lasciamo il collo libero di muoversi in tutte le direzioni. Con il respiro ascoltiamo dall'interno le nostre spalle che si muovono. Non è facile fare questi movimenti, abbandonare il corpo a fare questi movimenti, senza dargli un'intenzione. Allora l'idea è proprio quella che attraverso questi grandi sbadigli che io cerco di farvi in faccia perché sono contagiosi, attraverso questi sbadigli che voi continuerete a fare, continuate a fare, cerchiamo di sentire il corpo che si allarga, il respiro che si allarga. Questo respiro che si allarga sale e va proprio a muovere, è lui che muove le nostre spalle, è dalla tantien che sale il respiro che va a muovere le nostre spalle. E adesso invece, pensato, alziamo le spalle, inspirando, le tiriamo su, lasciamo le braccia penzoloni, le lasciamo un attimo su in un movimento un po' forzato. Inspiriamo e poi, espirando, le lasciamo cadere. Attenzione, sembra banale, non le buttiamo giù, le lasciamo cadere, è diverso. Per farlo dobbiamo ascoltarle. Allora, sempre respirando, sempre lasciamo andare, se ci viene da muovere anche un po' il bacino lo muoviamo, anche un pochino le gambe, non siamo inchiodati, eh? Questo. Andiamo a cercare un po' di movimento anche della colonna. Per cercare il movimento della colonna cerchiamo il movimento del bacino. Allora, ricordiamo di prendere come riferimento il tantiene inferiore, questo punto energetico molto importante che si trova idealmente un paio di dita sotto l'ombelico all'interno proprio del nostro bacino. È un grande punto di equilibrio. È il punto dove noi immaginiamo di mandare il nostro respiro quando lo mandiamo verso il basso.
Facciamo dei respiri profondi, ci verranno probabilmente. Stiamo cercando di cambiare il ritmo del nostro respiro facendolo in modo naturale, senza condurlo con la testa. E stiamo cercando di ascoltare il nostro corpo in un modo un po' diverso. Quindi questi esercizi che vi sembreranno un po' da matti, ma sono un ascolto. Continuiamo nel frattempo a muovere il corpo in base a come ci viene un po' spontaneo. E andiamo a porre la nostra attenzione al tantiene inferiore, sotto l'ombelico, muovendo il nostro bacino con delle rotazioni. Mandiamo in fuori i nostri fianchi da un lato, la pancia dall'altro e poi come se fossimo un coniglietto con la coda qui, no? Il ciuffetto di coda sull'osso sacro. Muoviamo il nostro bacino. Andiamo ancora, se vi viene da socchiudere gli occhi o farlo ad occhi aperti come preferite. Socchiudere gli occhi a volte aiuta a centrarci sul movimento, a ascoltare, a centrarci sull'ascolto. E adesso andiamo a cambiare il senso di questa rotazione che abbiamo fatto in modo spontaneo in un senso e che andiamo adesso a fare nell'altro. Osserviamo come magari dall'altro lato ci viene un pochino meno spontanea, come la rotazione magari rimane un po' meno fluida. Tutti abbiamo un lato più morbido. Allora ci ritorniamo al nostro lato più morbido, più spontaneo. A questo punto cerchiamo di coinvolgere anche le spalle in questo movimento morbido. E poi magari coinvolgiamo anche i piedi, dondolando un pochino. Esageriamo adesso con le spalle. Ah, mandiamole indietro. Apriamo. Ah, apriamo la bocca. Lasciamo andare il collo. E ritorniamo. Adesso facciamo delle belle rotazioni delle spalle. Andiamo a sentire se sono un pochino più morbide di prima e se possiamo farle belle ampie, perché a questo punto abbiamo lasciato il tempo al nostro corpo di prendere spazio e adesso sì possiamo andare a farle noi delle rotazioni. E cerchiamo di aumentarne l'ampiezza il più possibile. Quindi andiamo il più possibile indietro. Quando andiamo indietro sentiamo proprio le scapole che si avvicinano una all'altra e sentiamo, vi ricordate questa parte? Possiamo anche, se vogliamo, aggiungere, sempre senza farlo in modo troppo forzato. Appoggiamo proprio, lasciamo che le mani sfiorino le spalle e a questo punto quello che andiamo a cercare sarà il movimento dei gomiti. Immaginiamo di avere dei pennelli sui gomiti,
Poi con questi pennelli andiamo a disegnare, a dipingere la stanza che abbiamo intorno. Cerchiamo di muoverli in tutte le direzioni. Uniamo sempre anche il nostro busto, uniamo il bacino, uniamo i piedi a questo movimento. Se vogliamo possiamo anche girarci, eh? L'importante è che guida il nostro movimento in questo momento sono i nostri gomiti che disegnano. Le mani sono solo appoggiate. Adesso andiamo ad aggiungere invece anche il movimento dei polsi. Quindi abbiamo sempre le spalle che si muovono, abbiamo i gomiti che si muovono e abbiamo i polsi. Li abbiamo aggiunti, polsi e mani, dita nello spazio. Muoviamo, immaginiamoci una musica. Io non la uso perché sennò non mi sentireste, ma immaginiamoci una musica e ascoltiamo le nostre spalle che si muovono in tutte le direzioni, i nostri gomiti che continuano a disegnare, i nostri polsi, le nostre mani. Immaginiamo che le dita, tutte le dita, possano avere un prolungamento. Avete presente quei balli orientali con le dita lunghissime, con le mani che vengono proprio prolungate in questa? E proviamo proprio a muoverle le nostre dita, tutte. E ritorniamo alle spalle, anche il collo si muove, si muove anche il busto, si muovono i gomiti, si muovono i polsi, si muovono le dita. Con le dita magari facciamo un po' fatica perché noi siamo abituati ad avere sempre un movimento controllato. Allora lasciamo andare un po' i nostri polsi in tutte le direzioni, sbattendo un po' così. E rifacciamolo. Possiamo anche fare delle belle rotazioni intanto, sempre cercando di non rimanere fermissimi. Afferriamo un dito e gli facciamo fare delle belle rotazioni. L'altro, e poi lo tiriamo. Abbiamo cominciato da una mano. Teniamo sempre questa musica immaginaria nella nostra testa e non rimaniamo completamente fermi. Andiamo anche all'altra mano, possiamo cominciare dal pollice, dal mignolo, esattamente quello che vogliamo. Andiamo a aiutare le nostre dita in questa rotazione, in questo movimento, ad ampliare un po' il loro movimento. E ritorniamo. A questo punto andiamo a muovere un po' la testa. Spalle ancora sempre, le braccia sono abbandonate, seguono un po' il movimento delle spalle. E andiamo a muovere liberamente la nostra testa.
Accompagniamola sempre con degli sbadigli. Proviamo a fare una rotazione. Proviamo a farla ad occhi chiusi o socchiusi. Se ci gira la testa, teniamo gli occhi aperti. E andiamo a muovere spalle e testa. Muoviamo tutto in tutte le direzioni. E adesso riproviamo a lasciare andare le spalle come facevamo prima. Quindi inspirando le tireremo su, le teniamo un attimo su, a polmoni pieni se riusciamo, e poi le lasciamo andare e lo facciamo 3 volte. Tiriamo su, più su che possiamo, le braccia sono sempre a penzoloni, ma le spalle sono tirate su. Non è facile lasciare andare. La terza volta. Ok, vediamo adesso come sta il nostro collo. Andiamo a smollarlo un po' con le dita e vediamo adesso come stanno le nostre spalle. Abbiamo lavorato con la parte alta del corpo, abbiamo lavorato senza fare dei veri esercizi, però spero che il vostro collo, le vostre spalle siano un pochino più morbide. Ecco, questo esercizio è bello da fare con la musica, quindi vi invito a provarlo, a tenerlo anche più a lungo, perché poi con la musica magari se vi fate un'idea di una mezz'oretta così e ci andate man mano, perché è proprio molto nel rispetto del corpo, ma abbiamo bisogno di tempo per dare al corpo questo movimento, per togliergli il controllo dei movimenti che noi facciamo sempre, e lasciare che si apra, che si allarghi. Rispetto all'inizio, probabilmente adesso le nostre spalle sono più larghe. Se noi lo facessimo per un tempo un po' prolungato, questo effetto sarebbe ancora di più. Possiamo anche farlo per pochi minuti in diversi momenti della giornata. Perfetto. Allora io intanto vi ringrazio, vi do appuntamento a martedì prossimo e saluto tutti. A presto, buona giornata. Ciao Manuela, ciao Giovanna, buongiorno, buongiorno Sonny, ciao a tutti. Arrivederci. Ciao ciao.